Avrebbe fatto surf insieme al figlio, ma tra le onde sarebbe spuntato un intruso pericoloso. Si chiama Chris Hanson, aveva intravisto qualcosa mentre suo figlio di nome Eden, di 10 anni di età, cavalcava un'onda nel mare di Port Stephens, nel Nuovo Galles del Sud. A pochi metri dal ragazzino c'era un esemplare di squalo bianco che, per fortuna, si sarebbe limitato ad osservare la performance del giovane surfista di 10 anni, ripeto Eden, e per l'appunto Chris, il papà avrebbe detto: sono sugli scogli a scattare foto. Vedo una grande ombra scura, vedo qualcosa con la coda dell'occhio. Continuo a scattare e quando Eden finisce, ingrandisco la seconda foto. È solo a quel punto che però avrebbe scoperto lo squalo lungo quasi 2 metri e mezzo. Per fortuna Eden non è caduto in acqua, così avrebbe aggiunto il papà dell'uomo. Vi ringrazio per l'ascolto, dunque una scena incredibile a cui purtroppo, ma per fortuna, il ragazzo e il papà si sono salvati e di cui vi ho dato notizia. Iscrivetevi se volete commentare e un caro saluto a voi tutti.